Beh, in questi due giorni ragazzi sono stato un po', un po assente, anche perché a, a differenza di qualcuno eh, ho una vita, ho dei figli, ho una famiglia, eh, ho una donna. Comunque, ripeto, cioè, quando consiglio lo shampoo, lo shampoo potrebbe essere un primo approccio al genere femminile, per quello io consiglio sempre di comprare una bottiglina di shampoo. Eh, shampoo da donna ovviamente di aprirlo e di annusarlo perché quello è comunque un primo approccio no? che ti porta ad approcciare il mondo femminile che qualcuno purtroppo se non ha pagamento non riesce ad approcciare ma a parte quello sono molto arrabbiato, ve lo dico subito sono arrabbiatissimo perché mi è stata passata della documentazione dove era stato detto di attaccarmi apposta, la gente dovrebbe fare informazioni io non sono uno dalla querela facile vi dico la verità ragazzi Difficilmente denuncio, ma questo giro eh, visto, visto lo schifo. E mi hanno girato Poi vengo chiamato: attaccalo, rompe i coglioni, parlane male. Avete già capito. Per quello che poi riguarda eh, lasciate le live, io mi dissocio sempre da atti violenti. L'ho fatto anche nell'ultima live, eh, anche perché poi io sono da solo, a differenza loro e loro, e sono un canale fallito. Io eh, che non sono né famoso eh, né nulla ho 500 persone in live anche se parlo di calcio spesso c'erano 428 persone l'altro giorno sono volate delle parolacce non sono stati fatti nomi ho ricontrollato tutto io mi sono dissociato ma comunque eh, la prossima volta se riuscirò ad accorgermene chi comunque eh, userà parole forti con me con, con il mio canale avrà chiuso anche perché Certi personaggi che diffamano, offendono e minacciano da un anno poi fanno le vittime e qualcuno e gli crede, poi dopo lo trovano sempre. Capito? Qual è il discorso? Il canale in fallimento, purtroppo ormai sta tentando di tutte, ma ci stiamo lavorando sopra a determinate cose. Per quello riguarda il canale in fallimento, che fortunatamente non è il nostro. Ora però, io ti dico, dagli americani che non esistono più ai raddoppi di zang che non esistono più a questa gentaglia che a pagamento vi ha preso per il culo ora sono passati ad invest corp che comunque invest corp guardate che patrimonio gestisce invest corp guardate patrimonio gestisce ok già da lì capirete tante cose a quel pupazzo che eh, anche quello secondo me non ha una vita sociale ma si vede, non ha una vita sociale, a quel pupazzo che il giorno di Pasqua offende. Facci un bel sorriso, pupazzo. Eh, facci vedere che come sei bello. Eh, perché ti metti le giacchettine in live. Facci un bel sorriso, pupazzo. Ma a parte questo, ora bisogna fare una scelta. Invescorp o cordata italiana? Oppure, cioè, quale sarà l'asta tipo scelsi? Sarà per Invescorp o per la cordata italiana? Anche perché per un giorno ci dovrete fare i nomi delle quattro due diligence. Che praticamente eh, hanno preceduto l'asta tipo Celsi bisogna fare una scelta ragazzi voi e pagate questa gente qui fortunatamente mi stanno arrivando centinaia di messaggi e siete sempre meno che finalmente vi fate perché se no qui si passa dai cappuccini poi se si passa al latte macchiato poi si passa all'estate qui si fa cioè ogn ognuno si inventa le cose e si fa a pagare e non va bene voi siete i padroni voi, voi comunque gli date soldi anche a certi personaggi per pagarsi le trasferte gli dovete chiedere le cose ditegli, allora dopo tutte le cazzate che hai detto che Zang rifinanzia, bond rifinanziabile socio di minoranza Skriniar blindato eh, Ipes eh, parte la Superlega, Zang aspetta la Superlega eh, Skriniar blindato perché Zang fa l'aumento di abitare, chiedetegli ora fateci fare una scelta a voi ultimi reduci siete rimasti a far vinculare i soldi, chiedetegli se punta su Invescorp dopo tutte le cazzate che ha detto, oppure sulla cordata italiana. Lo dovete, dovete mettere, le persone. siete voi i loro padroni, eh? siete voi padroni. Voi pagate grazie a voi questi non ti dio il campo, no, ma quasi. Voi, gli fate, voi a determinati personaggi, soprattutto a uno, voi gli fate lo stipendio, ragazzi. Fortunatamente siete sempre meno, ma comunque pagate per sentirvi dire cosa. Che cosa vi sentite per sentirvi dire che eh, tanto ormai siamo arrivati alla setta finale? Perché non in corpo? Ti dico quello e penso io. Perché no, no, mi prendo le responsabilità. Non investi corpo perché il calcio è malato, ha bisogno di soldi, di tanti soldi. Gli americani stanno uscendo tutti dal calcio. Catariotti, i sauditi, entreranno loro, escono gli americani ed entrano loro. Perché Caccio è malato, ha bisogno di soldi. E qualche soldino in avanzo ce l'hanno loro, i sauditi, non certo Invescorp. Poi se mi parli di Mubadala è un altro discorso, ma Mubadala ha un 20% di Invescorp. Quindi la nostra linea, la mia linea, è sempre uguale. Invescorp non sarà il proprietario dell'Inter. Saranno i sauditi i proprietari dell'Inter. Ora però, mettile, i, 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 sei te che paghi, siccome lo paghi, digli ascolta, investi corpo con la italiana perché dopo 50, perché poi questa è gente che sparando, cazzate, impossessandosi di soldi dei tifosi dell'Inter che vanno a lavorare, vorrebbero fare anche la predica a noi, no? C'è cioè qualcuno che tira ancora fuori il nome di un avvocato, l'avvocato da noi non si è mai dissociato, capito? Continua, è stato avvertito di denunce, di Ferele, ma continua in pertebito. Per quello ormai siamo arrivati a un punto senza ritorno. Mi è stata mandata della documentazione oggi, dove si dice di attaccarmi, che sono un bastardo, che sono un pezzo di merda, che sono un toscano di merda, a cui va chiuso il canale. E questa è la documentazione che mi è stata mandata oggi, chat di, di minacce, di tutto, di più. E questo voi l'avete visto su YouTube purtroppo, non certo da parte nostra. Vi sfido, a differenza loro, di trovare una live con i ragazzi. Anzi, a breve faremo un'altra un live, a giorni, tra due o tre giorni. Ora vediamo quando ci siamo tutti. Vi sfido a trovare un'offesa in live da parte nostra. Se te guardi le live dei soliti noti, sono solo offese, diffamazioni, soprattutto di quel pupazzo lì, che hanno messo lì per fare cosa? Per portare la polvere l'hanno messo lì, quel pupazzo. Ci può essere lo sfottò, l'aggettivo, ma mai... Cialtroni e quella specie che studia finanza, ignoranti. Quando poi questa gente sbaglia i congiuntivi a eh, Abu Dhabi in Arabia Saudita, gente, gente. Intervista in inglese. Non sa chi a malapena c'ha un inglese della terza media, ma di cosa vogliamo ragionare? Mettetevi alle strette, cordata italiana o in Vescorp. Diteglielo voi li pagate. Quale accendiamo perché ormai ne avete 50. Perché loro riusciranno a tenerne 52 a non beccarne nemmeno una. Metteteli alle strette. Idescorp o Cordata Italiana. Diteglielo. Quale accendiamo? Ti dovate 5 euro. diglielo. Quale accendiamo? Se no è troppo facile fare YouTube così. Se poi ci dobbiamo mettere tutti a lettere di giornale, te l'ho detto, cappuccini, succhi di frutta, frullati, tè, e non si finisce più qui. Tutta gente lo fa perché tutta gente poi alla fine chiede soldi, no? Ma di cosa ragioniamo? I Benfica Inter, ragazzi, ne parliamo domani. Domani parliamo di Benfica Inter. Io sono tornato da un'oretta a casa e poi domani parliamo, parliamo della partita. Inzaghi le dimissioni: tutte cazzate. Inzaghi Zaghi, non ha dato nessuna dimissione. Non lascia le 5 milioni e mezzo. te pensa a Conte, che è voluto andare via e gli hanno dato 7, Marotta, mi dà 7 milioni. Pensa a Se Inzaghi il Best Corp in come mai? È tornato in invescoppa. Poi che si fa? Si rifà il giro tra, tra una settimana e dieci giorni. Perché tanto ormai questa storia durerà fino alla fine del campionato? No, dove il cinese spera di fare altre due passerelle in Champions? Perché ormai i cinesi mi hanno dato anche di razzista. Perché lo chiamo il cinese. Fai una cosa, denunciami perché lo chiamo il cinese. Però tira fuori i coglioni, denunciami perché lo chiamo il cinese. Te che hai a che fare con gente che l'ha chiamato cinese di M Denuncia chiuse perché lo chiama i cinesi. Ormai il giochino è finito. Io te lo dico. Il giochino è finito. Provare per credere in Vescorp o cordata italiana? Quale sarà l'asta di Pocerzi? Ciao ragazzi. Ci becchiamo domani.